Il Wu Wei è un importante principio del taoismo. Wu significa non avere e Wei azione. Quindi Wu Wei si traduce come non azione. È parte fondamentale della regola Wei Wu Wei, ovvero azione senza azione e quindi azione senza sforzo. Non si tratta di passività o inerzia, ma di agire in armonia con il flusso naturale delle cose, senza forzare o resistere. È l'arte di lasciare andare il controllo e permettere alle cose di svolgersi spontaneamente. Nei primi testi taoisti, il Wu Wei è spesso associato all'acqua che scorre senza sforzo attorno agli ostacoli, è leggera ma non debole, perché ha la capacità di erodere la roccia. Niente esiste al mondo più adattabile dell'acqua. Se la dividi in tante gocce, ha ancora la capacità di riunirsi. Il Wu Wei incoraggia a trovare il momento giusto per agire, proprio come un judoka che aspetta il momento perfetto per sbilanciare l'avversario. Implica anche il non aggrapparsi a un'idea fissa di come le cose dovrebbero essere, ma piuttosto adattarsi e fluire con i cambiamenti. Molte persone pensano che Wu Wei significhi non fare nulla, nel senso di lasciar fare. Essere pigri, essere sempre passivi, ma non significa questo, c'è un tempo per l'azione. Quando studi il judo, usi la forza al momento giusto, quando il tuo avversario è irrimediabilmente sbilanciato e fuori equilibrio. Aggiungi un po' di forza e lo lanci dall'altra parte, ma solo allora. Non usi mai la forza al momento sbagliato. Wu Wei si basa sulla conoscenza della marea, il flusso delle cose, e l'arte di navigare piuttosto che l'arte di remare. Ci sono persone che pensano di essere libere e cercano di fare l'opposto di quello che prevedono le regole della società. Ma questo significa ancora seguire le regole della società in modo speculare. Non è spontaneità. Devi essere in grado di capire cosa vuoi veramente, senza pensare che lo devi fare nel o contro una regola, una persona, per una richiesta o un ordine o perché c'è una certa situazione. Facciamo un gioco. Siamo in paradiso ora perché la Terra è un'astronave e il paradiso è lo spazio. Quello che in cinese si chiama Kung e in giapponese Ku, il vuoto. Tutto si riduce sempre allo spazio, che nessuno può definire. Nessuno può immaginare, sembra essere niente, è il tutto. Per vedere questo, devi tornare a essere un bambino. Torna alla tua infanzia. Fai finta di non sapere nulla e chiediti: cosa c'è là fuori? Cosa c'è oltre le stelle? Quanto è grande il cielo? La maestra diceva: il cielo è infinito, è come se potete andare avanti sempre, sempre e sempre. I bambini si meravigliavano del fatto che questa sia una cosa che non finisce mai. Poi i bambini chiedevano sul tempo: maestra, ma quanto tempo è? Ma che cosa vuol dire tanto tempo fa? E ancora la Bibbia dice che all'inizio Dio creò il cielo e la terra. Ma cosa faceva Dio prima di farlo? Qualcuno risponderebbe: stava pensando a punizioni infernali per le persone che fanno domande sciocche. Ma a parte gli scherzi, pensate ai bambini che pensano a Dio che non ha nulla da fare per tanto, tanto, tanto tempo. E allo stesso modo i bambini pensano alla morte, pensano che sia come andare a dormire e non svegliarsi più, mai più. Vi siete mai chiesti come mai a volte i bambini hanno paura di andare a dormire? Di lasciarsi andare al nulla, al qualcosa di cui non abbiamo nessun controllo? Avete mai pensato che è come se non fossi mai esistito? Che è come se il mondo tornasse prima che tu nascessi? Torniamo alla morte. Sai cosa significherebbe? Rinascere sarebbe come svegliarsi senza mai essersi addormentati. È un bel pensiero? O c'è qualcosa di strano in tutto questo? Cosa ti provoca questo pensiero? È una strana sensazione? I bambini amano entrare in quella strana sensazione.
amano girare su se stessi il più velocemente possibile in modo da vedere all'improvviso tutto il terreno che si inclina. Fanno smorfie e mettono alla prova i loro corpi in tutti i modi strani possibili, perché sanno fin dall'inizio che il mondo è strano. Nonostante gli sviluppi tecnologici e la volontà di progresso dell'umanità, siamo ancora dipendenti dalla natura. Non possiamo far crescere una pianta più velocemente semplicemente annaffiandola di più, perché marcirà. In sintesi, il Wu Wei è un invito a vivere in modo più spontaneo, intuitivo e in armonia con la natura. Lao Tzu affermava che l'uso della forza, inteso come forzatura del flusso della natura, porta sempre a problemi invisibili. Nonostante il forte interesse e studio che l'uomo fa dell'universo, la società odierna pone l'accento solo sugli sforzi fatti. Come dei moderni Sisifo spingono le rocce in salita solo per il gusto di spingere. Fare sforzi per nulla è una cosa, ma farli in modo intelligente è un'altra. Sì, è vero, a volte è necessario un duro lavoro e azioni mirate, ma in molte occasioni non importa questo sforzo. Invece di spendere le nostre energie vitali per controllare, governare e cambiare il corso naturale delle cose, meglio diventare come l'acqua che si muove intorno alle rocce verso l'oceano. Nuotiamo seguendo la corrente e non contro di essa. Rendiamo il nostro cammino fluido. Immaginate ora una persona che va al primo appuntamento. Pensate se questa si prepara in modo eccessivo, anche pensando a quello che deve dire e non dire. Probabilmente si caricherà così di tanta ansia da bloccarsi o sembrare eccessivamente artefatto. E così, quella che poteva essere una serata divertente e gioiosa diventa una serata faticosa e stressante. Immaginate invece se quella persona la incontrate all'improvviso, nulla di preparato. Ci sarà una versione di voi più pura e un tutt'uno con il momento, non sovracostruita. E la maggior parte delle persone adora questo. A causa delle esperienze passate, dei condizionamenti sociali e delle ideologie, ci siamo trasformati in esseri umani colti e informati, che si adattano al contesto in cui si trovano. Generalmente questa viene considerata una cosa positiva, ma c'è un lato negativo che ha a che fare con il nostro ego. Esso spesso distorce il modo in cui percepiamo il mondo, la realtà. Quando per esempio facciamo una conversazione col nostro partner, l'ego tende a riempire quella conversazione di convinzioni, pregiudizi e fantasie. Più grande l'ego e più saremo probabilmente distanti dalla realtà. Le persone quindi con forti convinzioni hanno difficoltà a vedere il mondo sotto un altro punto di vista perché sono chiusi nei loro confini intellettuali. Lao Tzu ci esorta a tornare a uno stato più semplice, meno elaborato, che chiama il blocco non scolpito, una persona senza il suo bagaglio intellettuale. Se pensiamo al Wu Wei come il seguire il flusso della natura, permettiamo all'universo di fare il suo lavoro. Facciamo una mossa molto audace, per la quale abbiamo bisogno di molto coraggio. Abbiamo bisogno di lasciare andare tutto ciò che abbiamo imparato e saper gestire le nostre nozioni apprese dall'esperienza. Lao Tzu esortava: rinuncia alla conoscenza e i tuoi problemi finiranno. Chiediamoci, so veramente qual è la differenza tra il bene e il male? Devo temere ciò di cui gli altri hanno paura? Mi deve piacere tutto ciò che piace alla massa? Confucio esortò a praticare il digiuno del cuore, una forma di meditazione che porta a lasciare andare i propri preconcetti e a fare spazio per riceverne dei nuovi. Vi esorto quindi a vivere con un atteggiamento aperto e ricettivo. Ora chiudete gli occhi. Ascoltate. Cosa sentite veramente e onestamente? Lasciate che i suoni vi avvolgano. Non giudicate ciò che sentite. Non date etichette. Non cercate di capire. Semplicemente ascoltate. Questa è una forma di Wu
Wei, così come una forma della mindfulness. Lasciare che le cose siano come sono, senza interferire, senza forzare, senza giudicare. Quando pratichiamo la mindfulness, impariamo a vivere in modo più autentico, permettendo alla nostra vera natura di emergere senza ostacoli. La vita diventa più fluida, meno stressante e troviamo una connessione più profonda con il mondo che ci circonda. Riflettete su queste parole mentre continuate a vivere le vostre giornate. Praticate la mindfulness non solo nei momenti di calma e meditazione, ma anche nelle azioni quotidiane. Troverete che, col tempo, questa pratica vi porterà una vita più piena e soddisfacente, in armonia con il tutto, la via naturale dell'universo. Grazie per aver ascoltato e spero che queste riflessioni vi abbiano ispirato a esplorare e integrare le vostre informazioni. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like, commentare con i vostri pensieri e iscrivervi al canale per ulteriori contenuti su filosofia, spiritualità, crescita personale e arte. Prendetevi cura di voi. Alla prossima!